E mi spiego subito. Praticamente l'invaso geomorfologico del Pantano Punterio prevede nella parte sinistra, quella che protende verso Punta delle Formiche, ha un collegamento come tutti i pantani hanno, tutti i pantani hanno un collegamento con il mare, mentre nel caso specifico, nonostante la scienza e la competenza esplicitata nel progetto, praticamente si vede chiaramente che manca la parte terminale che doveva essere parte integrante, dello studio, della ricomposizione, diciamo, ambientale dell'area, perché proprio manca di quel pendulo, di quel collegamento più volte anche studiato da storici locali, dove si evince chiaramente che il Pantano Ponterio è collegato come tutti gli altri pantani al mare. Per cui credo che al di là della sicura promozione fatta in relazione a questa pulitura nel pantano, di cui noi praticamente diamo merito agli amministratori nella loro infinita contraddizione, perché da una parte promuovono queste iniziative, spinte anche dalla capofila che in questo caso è Malta, aderiscono al progetto, però lo fanno in un modo contraddittorio, poiché mentre da una parte, dove ci sono praticamente da prendere le parcelle, dove i nostri tecnici si mettono a pulire e non lo fanno praticamente perché sono degli ambientalisti, ma perché sono dei tecnici che sono stati regolarmente pagati dal comune di Pachino per effettuare quelle operazioni di bonifiche. Però questa potrebbe essere, può sembrare una polemica, ma siccome l'assessore, l'ex assessore, praticamente l'elogia nella sua descrizione, volevamo puntualizzare che praticamente vabbè, sì, si è ecologisti solo quando c'è un interesse specifico di parcella, ma per praticamente inoltrarmi nella disanima del progetto, appunto faccio notare che praticamente l'area del Pantano Ponterio non può essere praticamente, al di là dell'osservazione del passaggio degli animali da questa recinzione, praticamente è uno studio parziale, perché l'area di studio è la realizzazione di un restauro, se vogliamo, ecologico e ambientale dell'area, doveva necessariamente prendere in considerazione il collegamento con il mare, perché da questo dipende praticamente il sistema funziona se vengono poi riattivate a livello organico le funzioni naturali che il Pantano Ponteri aveva con il mare, con la sua forgia praticamente. Ora il progetto, per quanto possa sembrare imponente e sicuramente ha grande merito praticamente l'averlo esplicitato, è inutile prendersela con Legambiente, è inutile, perché il progetto è fallito proprio nella sua opzione più importante, che era quello di coinvolgere il maggior numero di cittadini a questa problematica, a questa risoluzione, a questa effettuazione di un'operazione di restauro ambientale, che visto il numero delle persone che hanno partecipato alla riunione finale, non ha centrato gli obiettivi per il quale era preposto. Per cui non è una questione attinente a due persone del comune di Pachino con Legambiente e con questa sterile polemica praticamente impiantata ai danni di una persona che nel suo attivo non può essere, insomma, criticata perché sollecita
la contraddizione, perché vede da una parte il comune partecipare attivamente a questi progetti, io dico tra parentesi prezzolati, mentre dall'altra il comune stesso e le istituzioni più importanti si oppongono alla istituzione delle SIC e delle ZPS in tutto il promontorio di Pachino. Questo praticamente comunque dovrebbe fare riflettere delle persone, perché praticamente si vede chiaramente che al di là delle esternazioni di natura, diciamo, proprietaria sui canali ecologici o su tutto quello che sono poi le importanti attivazioni dei sistemi ecologici nell'area, non è che si intende con questo che tutte le aree devono essere necessariamente espropriate, come si diceva da qualche anno a questa parte, da parte della Sicilia, con il quale ha avuto un contraddittorio abbastanza vasto, dove poi si parlava chiaramente della sovietizzazione della fascia sudorientale della Sicilia. Non è questo, non c'è una contraddizione in merito all'attivazione intelligente da parte dei proprietari dell'area ad aderire a dei progetti dove poi vengono spesi dei fondi per il restauro ambientale degli stessi. Questo per essere chiaro, insomma, perché però appunto emerge la poca partecipazione dei cittadini, al di là della partecipazione o meno di una associazione come può essere Legambiente, e il progetto, seppur nella sua fattiva realizzazione di importanti spostamenti di materiale che sono stati sedimentati nel corso degli anni da parte di cittadini che praticamente non avendo dove boccare le loro risulte, anche perché c'è da dire che inizialmente l'idealità proprietaria e non solo del pantano di Ponteri, ma di tutti i pantani era quello effimero di colmarli con materiali fatti per venire appositamente, se vogliamo essere proprio precisi. Poi sì, c'è un risveglio della coscienza, perché si capisce, si intuisce che praticamente quest'opera non può essere conclusa, e allora ci si riconverte intelligentemente verso l'ecologismo e verso la ripulitura dei pantani per poterlo poi usufruire in questi termini più che in altri, insomma. L'intelligenza consiste anche nel potere cambiare posizione nel momento in cui non riesci a realizzare il progetto. Comunque, per terminare, il progetto, seppur nella sua fattiva realizzazione, ha fallito non tanto nella, diciamo, relazione con Legambiente, ma in quanto il comune di Pachino non è riuscito a coinvolgere, perché non poteva, perché la contraddizione è forte. Da una parte propagandare la realizzazione di importanti attività antropiche, come può essere appunto quello della riconnessione, della riconversione di una zona e darla al naturale e ai suoi animali che la frequentano, mentre dall'altra praticamente il comune di Pachino continua imperterrito nella sua opposizione totale alla realizzazione del vasto sistema che l'Europa e la Sicilia, nei suoi enti locali più importanti, nei piani paesaggistici e naturali, poi si contrappone alla sterile polemica finale che vede in ribalta la nostra coccinella bianca, che attraverso l'uso della telecamera del suo amico, perché oramai l'abbiamo capito che sono amici per la pelle, cerca di punzecchiare un'associazione perché fa emergere la loro grande contraddizione. Fa parte della politica, questo lo so, ognuno sta dalla sua parte, senza offese per nessuno, però sono queste cose che fanno vedere come, alla grande importanza che si dovrebbe dare a un progetto del genere, e farlo vivere a tutta la cittadinanza, ci si riduce ancora e per ultimo a una sterile
è meschina praticamente e polemica, mentre i grandi progetti alla realizzazione attendono, come la piscina, di essere realizzati per i cittadini. Questo è quanto. Che cosa c'entrava la piscina non si sa, ma ecco che siamo qua a fare propaganda politica nella più grande contraddizione che possa esistere tra l'idealità del fare, il fare per parcelle, e la polemica sterile delle ancelle. Cordiali saluti.